Allora, buonasera a tutte e a tutti. Mi presento perché penso in pochi mi conoscano, sono l'assessore alla cultura del Comune di Sesto, lo sono da 2 settimane, quindi da pochissimo, è la prima iniziativa pubblica a cui partecipo, quindi sono anche un po' emozionato. Vi ruberò non più di un minuto per portare i saluti dell'amministrazione comunale. Autunno dei libri è un'iniziativa che stiamo vivendo da qualche giorno e durerà per ben 2 mesi, quindi è un'iniziativa ricca di qualità che sostituisce purtroppo, direi, l'iniziativa a cui eravamo abituati, la rassegna primaverile. Ovviamente per motivi di Covid è stata posticipata, ma non per questo il calendario è meno ricco o meno di qualità. Infatti è stato deciso di mantenere tutto quanto, di mantenere l'impegno e proporre un calendario di assoluta qualità. Questo per fare cosa? Questo per valorizzare la cultura. Valorizzare la cultura significa valorizzare chi lavora nella cultura, chi fa volontariato nella cultura e valorizzare anche gli spazi della cultura, che a Sesto sono molteplici, vanno dal teatro alle librerie, agli spazi delle associazioni, della scuola di musica, ma soprattutto a questo spazio, che è lo spazio principe, direi, della cultura a Sesto Fiorentino, che è la biblioteca. Quindi ecco, godiamoci questa rassegna, perché veniamo da momenti e mesi difficili in cui purtroppo il mondo della cultura, e mi riferisco non solo a chi lavora, che ovviamente è stato penalizzato in maniera esagerata, ma anche chi sta dall'altra parte, sta sulle sedie e quindi è frequentatore della cultura nelle sue sfaccettature a 360 gradi. Quindi grazie a tutte e a tutti e godiamoci questa iniziativa. Ringrazio l'assessore, ringrazio tutti voi di essere qui. Felicità Metropolitane è un'iniziativa, una rassegna della Nottola di Minerva, ormai giunta alla quinta edizione. Noi siamo sempre stati qui a Sesto, almeno per un appuntamento annuale, e quest'oggi abbiamo l'occasione di presentare un'autrice che ci è molto cara. L'anno scorso avevamo presentato, nell'ambito di Felicità Metropolitane, Lezioni di Felicità, esercizi filosofici per il buon uso della vita, e quest'anno è uscita con il suo nuovo libro La vita segreta delle emozioni, e sulle emozioni ne abbiamo tanto bisogno. Ecco, la nostra rassegna di Felicità Metropolitana è proprio su questo, il tema di cercare come la ricerca della felicità è il centro, e ospitiamo scrittori, artisti di fama nazionale e internazionale per raccontare questo difficile tema. Ecco, oggi con Ilaria Gaspari siamo qui per aprire un nuovo percorso, e siamo felici di essere qui con Stefano Mignati e Federica Mignati, che dialogheranno con Ilaria Gaspari, e il nostro Emilio, che sarà il protagonista, che è felice davvero molto, è felice di incontrare un altro cane. Dobbiamo metterli vicini o un po' più distanti, ma le emozioni si sono manifestate. Grazie a tutti. Bello canino, è acceso? È acceso? No, è acceso. No, è acceso, è acceso ora, no? Dico, scusate, qua sta succedendo una tragedia perché Emilio, che è il mio cane, è solitamente bravissimo cane da presentazione, ha conosciuto Pomarola, una cagnolina che lui voleva molto conoscere, ma che invece era un po' spaventata da lui. Per cui adesso è successa questa piccola tragedia, lui non è riuscito a conoscerla, perché lei aveva paura, e quindi ora piagnucolerà un po', ma poi si dimenticherà, non vi preoccupate, lo so per esperienza, e niente. Se qualcuno ha una cagnolina meno reticente da presentargli, non lo so, perché... Emilio! Emilio! Emilio, come avrete capito, è l'ospite d'onore, non è Sì. Ilaria Gaspari, è Emilio. Emilio, che è come quegli scrittori che vanno, magari fanno una scena un po' di intemperanza. Ecco,
Emilio, no. Va bene, allora, Ilaria. Giusto per assicurarti, la mascotte della biblioteca è un gatto. Ah! Se vuoi chiamarlo. Perfetto, quindi potremmo avere anche un inseguimento cane-gatto, sì. Dopo questa scena d'amore. Queste scene interspecie. Ah, perfetto. Emilio, sì, basta. E noi eravamo anche tutti contenti di fargli conoscere Pomarola. Non gli porta nemmeno del cibo di fronte al sesso. No. Vabbè, è perfetto per parlare di emozioni. Fra l'altro, avremo il piacere di sentire tre brani letti da Federica, il terzo dei quali sarà dedicato proprio a Emilio, ma ci arriveremo con calma. Ora vi dico solo due parole per introdurre Ilaria Gaspari, se non la conoscete, ma veramente poche. Ilaria Gaspari è milanese, si è laureata alla normale di Pisa. Vado a recuperarlo prima che vai. Tutto, aspetta. Mi sentite? Troppo forse? Devo abbassare la voce. Si è laureata alla normale di Pisa, questo già vi dice il livello. Poi si è specializzata a Parigi, dove hai fatto un dottorato di ricerca, Ilaria? Sì, esatto. Fatto un dottorato di ricerca a Parigi. Poi, per vari motivi che magari dopo diremo, non è rimasta a Parigi e nel 2015 lei ha pubblicato il suo primo libro per Voland, una casa editrice indipendente, che si chiamava Etica dell'acquario. Dopo 3 anni, nel 2018, ha pubblicato Ragioni e sentimenti, un vero e proprio romanzo d'amore, si può dire? Sì, si può dire, un romanzo d'amore. Che ha preceduto di un solo anno il vero successo editoriale di pubblico e di critica, che è stato il libro a cui accennava Stefania, cioè Lezione di felicità, sottotitolo Esercizi filosofici per il buon uso della vita. 2 anni fa, non l'anno scorso, ti correggo, 2 anni fa, a ottobre, quindi 2 anni fa esatti, lei è venuta qui, ce ne ha parlato diffusamente, vendendo tutti i libri che erano in vendita, per dire quanto avesse convinto quello che ci raccontava Ilaria. Non dico niente su il libro precedente, dico solo che questo ultimo libro, che si intitola Vita segreta delle emozioni, è una sorta di viaggio emotivo in cui però Ilaria si mette molto a nudo, parla molto anche di se stessa, si mette in gioco. È una specie di selfie letterario filosofico. In fondo, quello che è importante è che noi riusciamo a riconoscerci emotivi, cioè che impariamo a riconoscere la propria emotività, perché è riconoscendo la propria emotività che noi acquistiamo e constatiamo la nostra umanità. Io farei leggere la prima lettura a Federica e poi entriamo un pochino più nel merito. Scusate, sei d'accordo? Sì, scusate. Sente l'odore. Sta sentendo l'odore di Pomarola. Posso fargli annusare la giacca di Chiara? Cioè, non lo so. No, mi dispiace, ma ora ti sta annusando tutta la giacca. Io sono molto imbarazzata, di solito vi giuro si comporta benissimo, mi dispiace, ma però c'è questo siparietto comunque, delizioso siparietto, ecco. Ora forse sta cercando le tracce della sua innamorata, si rassegnerà. Ok, prego, scusate. Sono stata una bambina emotiva, una ragazza emotiva, ora una donna emotiva. Mi agito con poco, mi lascio sconvolgere. Mi commuovo, cambio umore. Piango davanti ai film, anche quelli molto brutti. Piango al momento di salutare qualcuno che parte, ma pure se a partire sono io. Dimentico i finali dei libri perché mi rattrista il pensiero che le cose debbano finire. Mi sento esplodere il cuore dalla gioia qualche volta e un attimo dopo mi scende addosso un'ombra. Conservo tutto, biglietti, cartoline, buoni sconto, per cercare di ricordarmi chi ero. Chi sono
per il bisogno di tenermi connessa alle cose che ho vissuto. Mi è capitato di scoppiare in lacrime quando non avrei dovuto, quando non avrei potuto permettermelo. L'ultima volta è successo durante un incontro online. Le lacrime su Zoom non sono mero imbarazzanti, vi assicuro. Me ne sono vergognata? Certo che sì. Non avrei voluto mostrare quel segno di fragilità, ma come si dice, è stato più forte di me. Bene, mi sono detta. Dove sta scritto che una lacrima mi sminuisce? È umano piangere. Per le ragioni più diverse, succede a tutti. Mi ci è voluto molto tempo per comprendere che essere emotivi non significa essere instabili o squilibrati, solo essere vivi, aperti e vulnerabili all'esperienza del mondo. Sulle emozioni vige un bando ambiguo. Da una parte sono scoraggiate perché segno di debolezza, perché vergognose, perché aprono uno squarcio che forse somiglia troppo a una ferita sulla vita più profonda di chi le prova. Dall'altra le si ostenta con sapiente esibizionismo, come medaglie per la curiosità malandrina di chi guarda. Per molti uomini è ancora disdicevole mostrarsi in lacrime o turbati, ammettere che la vita li sconvolge, li contraria, li ribalta, anche se succede a tutti. Per molte donne il fatto di essere considerate emotive, dunque instabili, è un furto continuo di autorevolezza, sul lavoro, in politica, nella vita. Anche quando la retorica dell'emotività e dell'empatia le investe e le santifica, l'emozione continua a essere vista come un tratto in fondo vittimistico che sminuisce non solo chi la prova, ma l'emozione stessa. Quante volte reprimiamo qualcosa perché ci vergogniamo dello sguardo degli altri o perché non ci sentiamo in diritto di sentire quello che sentiamo? Capita persino che, per senso di colpa, neghiamo a noi stessi di aver provato alcunché. Questo perché siamo abituati a diffidare delle emozioni, diseducati al discorso emotivo. Ma anche il timore di apparire vulnerabili, anche la vergogna di lasciare emergere quello che sentiamo, l'invidia per chi sembra riuscirci con più facilità, sono a loro volta emozioni. E così succede che per non esserci fidati in prima battuta di quello che sentivamo, ci troviamo prigionieri di un impasse. Da quel che abbiamo represso è nato qualcos'altro, qualcosa di più forte e tenace che ci può ora sì dominare. Vergogna, paura, passioni tristi, insidiose perché ci costringono ad avvitarci su noi stessi, ci allontanano dagli altri, ci impediscono di fare progressi, di conoscerci in profondità, che è la condizione essenziale per poter sperare di essere felici. Tanto vale allora provare a conoscerle, le nostre emozioni, e quelle degli altri, pure quelle tristi, per evitare che ci imprigionino e ci ricattino. Tanto vale provarci a uscire da uno stato di analfabetismo emotivo che genera incomprensione e qualche volta addirittura violenza. Dunque, questo è un po' proprio l'inizio, ma tu hai riportato in esergo una frase, la frase di Spinoza, per cui che la parte terza, nella parte terza dell'Etica dice che le emozioni e gli affetti seguono le leggi di natura. Quindi ci puoi dire un po' qualcosa di questa frase? Sì, fra l'altro, come dire, mai più appropriata a questa scena di questo cagnolino che appunto lui sta insistendo soltanto perché lei non vuole farsi conoscere. Se lei si fosse voluta far conoscere, lui si sarebbe disinteressato immediatamente. E questo però è un tratto interessante, nel senso che appunto ora stiamo vedendo, cioè è buffo che parliamo di emozioni in un momento in cui appunto gli animali ci stanno dando una piccola dimostrazione pratica di quanto in realtà ci sia di il riflesso di immediato, di fisico, di biologico proprio nell'emozione, no? Noi sentiamo delle cose che hanno due facce, appunto. Una è la faccia, quella che stiamo, insomma, che abbiamo visto esibita dal povero Emilio, no? Questo suo disappunto, questa sua disperazione di non poter conoscere la cagnolina. Lui reagisce a questa cosa in maniera molto istintiva, è un cane, e
c'è in tutto quello che noi sentiamo, però, questo aspetto, questo dato biologico che ci accomuna agli altri animali. Noi siamo animali, le nostre emozioni sono il segno del fatto che anche noi siamo animali. Però c'è anche un altro aspetto, cioè l'aspetto culturale, cioè il modo in cui le leggiamo, il valore, il giudizio anche che abbiamo sulle nostre emozioni. C'è l'aspetto della nostra considerazione culturale, morale spesso, etica di quello che proviamo. E questi due aspetti non sempre vanno d'accordo, no? Qualche volta capita di sentire una cosa che immediatamente ci mette in una condizione in cui ci sentiamo magari a disagio. Ecco, il punto da cui volevo partire per questo libro, ed è un punto spinoziano, è un punto di vista spinoziano, ma proprio un punto d'approdo anche in un certo senso, era proprio l'idea di uscire da questi schemi per i quali ci rivolgiamo subito al giudizio morale rispetto a quello che proviamo, no? Quindi c'è una tradizione antichissima che vede le emozioni, le passioni, insomma quelle che per molti secoli si sono chiamate passioni, come altrettanti vizi, oppure qualche volta, raramente, come delle virtù. Quindi che tende a valutarle moralmente. In realtà io quello che volevo cercare di fare con questo libro, ed è il motivo per cui è un libro cui, appunto, come diceva giustamente Stefano, io mi metto anche a nudo, insomma, mi espongo, mi racconto, era perché, non era tanto per raccontarmi, che insomma può essere interessante fino a un certo punto, ma era per provare a applicare a me stessa questa, appunto, questa prospettiva spinoziana del cercare di uscire dal desiderio di valutare moralmente tutto quello che ci attraversa e provare invece a farmi attraversare dal desiderio di capire in primo luogo. E questa cosa è una cosa che secondo me è molto importante oggi proprio nel nostro mondo come esercizio spirituale, no? Che una delle... l'esercizio spirituale è proprio un'idea che una definizione che usa il filosofo, anzi lo studioso e filosofo a sua volta, Pierre Hadot, per parlare della filosofia antica. Cioè di quando la filosofia appunto ha sì un approccio teorico, teoretico, ma anche un approccio pratico, che è in qualche modo mirato a trasformare la vita di chi vive da filosofo, di chi vive filosoficamente, no? E quindi questa idea del provare a raggiungere una cura del sé, un modo di porsi rispetto al proprio io, all'idea che si ha della propria vita, ma anche proprio alla pratica del vivere, che in qualche modo trasformi attraverso quello che si fa e quello che si pensa, gli automatismi in qualcosa di riflesso, in qualcosa di pensato, in qualcosa di meditato. Ecco, io volevo cercare di fare con questo libro proprio questo, un esercizio spirituale, e che fosse un esercizio di autocomprensione che uscisse dal bisogno di valutarsi, appunto, di appiccicarsi un'etichetta morale, di essere una moralista di me stessa e degli altri, perché naturalmente questo metro di misura ovviamente noi lo usiamo con noi stessi, ma lo usiamo spesso anche più facilmente con gli altri, no? Di appiccicare un giudizio morale a quello che loro manifestano o danno l'impressione di manifestare. Ecco, io penso che questo sia importante oggi perché c'è secondo me un po' bisogno di creare una sorta di come dire, nuova alfabetizzazione delle emozioni, nel senso che molte persone, scusate, sono un po' distratta da questo cane che sta continuando a cercare la sua innamorata, ma perché in realtà noi viviamo in un tempo in cui da un lato siamo tutti sottoposti a una sorta di imperativo performativo, no? Cioè anche il fatto, per esempio, che è una cosa che non si può trascurare quando si parla di emozioni, cioè il fatto che i social hanno trasformato il nostro rapporto con le emozioni, anche il nostro rapporto con la solitudine, anche il nostro rapporto con gli altri. Non necessariamente l'hanno trasformato in peggio, secondo me, però è ancora una trasformazione ancora in parte indecifrabile, ecco, bisogna ancora vedere dove porterà. Però sicuramente è un... sono dei dispositivi che ci permettono di stare costantemente esposti allo sguardo degli altri, esposti allo sguardo degli altri e potenzialmente approvabili dagli altri, no? Tutti cerchiamo, dai like, dai cuoricini, l'approvazione degli altri. Questa cosa ci costringe in un certo senso a
una sorta di perpetua fotogenia emotiva, no? A mostrare solo le cose che ci sembrano metterci nella luce migliore, che ci sembrano renderci più attraenti, più desiderabili per gli altri. E questo naturalmente è una forzatura rispetto alle emozioni, perché tutti sappiamo che le cose che noi sentiamo non sono sempre conformi a un ideale di piacevolezza o di desiderabilità. Molto spesso noi sentiamo delle cose che sono impresentabili, che sono anche indefinibili, che vengono anche in parte rovinate dall'essere messe in parole, vengono anche quasi sciupate. Ecco, e questa cosa, questo fatto di sentirci costantemente esposti o comunque esponibili, è sicuramente una tentazione che rischia di farci perdere quell'aspetto un po' indicibile, un po' ambivalente, un po' ambiguo che c'è nelle nostre emozioni. D'altro canto però c'è anche dell'altro, cioè c'è il fatto che in realtà in tutto questo poi ci sono mille maniere che la tecnologia ha di misurare la nostra vita emotiva. No, pensate soltanto come funzionano gli algoritmi, al fatto che comunque siano comunque dei termometri emotivi costanti. E pensiamo anche al fatto che, per esempio, la politica, la comunicazione fanno un uso spesso spregiudicato delle emozioni, ed è un uso strumentale. Ecco, in tutto questo, secondo me, permangono poi dei diversi pregiudizi antichi, appunto, in parte che hanno a che fare con la valutazione di certe emozioni come dei vizi, e in parte anche con delle ingiustizie, diciamo, proprio di genere, nel senso che appunto quel passaggio che ha letto molto bene Federica era un passaggio sul fatto che effettivamente ci sono ancora degli uomini che trovano poco virile, per esempio, mostrarsi vulnerabili, mostrarsi feriti da qualcosa, mostrarsi in lacrime, no? È molto difficile, ora sempre di meno, però vedere un uomo piangere non è sempre una cosa che ci capiti tutti i giorni. Ora vedete Emilio molto virilmente ha pianto proprio per amore, però non è una cosa che capiti tutti, ci dà anche qua una lezione, no? Però non è così comune, ci sono delle persone che hanno paura, che sono spaventate dal mostrare una fragilità. Allo stesso modo, invece dal lato femminile, c'è invece il pregiudizio che le donne siano per natura troppo emotive, no? Ed è una cosa che ruba tantissima autorevolezza alle donne in generale, no? Quindi l'emotività vista come una forma di instabilità è un pregiudizio che io stessa ho sentito su me stessa molte volte, cioè io sono una persona che si agita molto, eccetera, eccetera, tante volte l'ho sentita come una cosa che mi faceva apparire come meno autorevole, cosa che peraltro sono anche probabilmente, non è che sia così autorevole, però è ovvio che è una cosa che comunque è un giudizio che pesa anche quello. Ecco, io penso che questa cosa ci spinga appunto a reprimere a volte degli stati d'animo che ci attraversano, e reprimerli somiglia a, come dire, a mettere un tappo sopra qualcosa che sta per bollire, no? Se ci mettiamo sopra un tappo poi scoppierà e andrà in giro tutta l'acqua bollente dappertutto, ustionandoci. Ecco, questa secondo me è una metafora, se volete, un po' rozza, però che secondo me rende bene l'idea del fatto che comunque non è, diciamo, proibendoci, non è reprimendo le emozioni che riusciamo a vivere appunto a misura di un ideale al quale non potremo mai, nemmeno volendolo, conformarci. La repressione io penso non sia mai la risposta in nessun campo, e a maggior ragione appunto nel campo delle emozioni, perché naturalmente cosa significa questo? Significa appunto che l'uomo che non vuole mostrarsi vulnerabile, che non tollera di essere visto come debole, quando lo attraversano degli stati d'animo, come può essere per esempio quel tipico disagio, quel malessere che si accompagna sempre alla gelosia, nel libro insomma cerco di analizzarlo anche riprendendo un bellissimo, secondo me, ragionamento di Roland Barthes nei frammenti di un discorso amoroso, che dice, che parla della sofferenza quadruplicata del geloso, no? Che soffre anche della sofferenza che infligge all'altro, ma soffre soprattutto di una cosa quasi indicibile, cioè dell'idea di essere sostituibile e forse anche già sostituito, no? Il geloso è quello che si immagina che ci sia qualcun altro che sta prendendo o forse ha già preso il suo posto, ed è un timore, diciamo, proprio infantile, tanto è profondo, no? Cioè, è il timore dei bambini a cui nasce un fratellino o una sorellina e hanno paura che prenderà il loro posto nel cuore dei genitori. È un timore veramente ancestrale, una cosa profondissima. Se uno pensa che, e quindi è una cosa che ci fa stare male, no? Quando sentiamo questa cosa, quando sentiamo che qualcuno ci sta sostituendo, stiamo male, ci sentiamo a disagio, ci sentiamo insicuri, ci sentiamo come se traballassero le nostre fondamenta del nostro essere. Ecco, se noi però pensiamo che non ci sia concesso
dare voce, dare sfogo attraverso per esempio le lacrime a un dolore del genere, e quindi reagiamo con la rabbia al fatto di arrabbiarci, ecco che la violenza può diventare, come può essere, diciamo, quadruplicata, quintuplicata, appunto, come è quadruplicato il dolore del geloso secondo Roland Barthes, proprio dal fatto che, non sentendo che è una cosa che in realtà capita a tutti, che è una cosa naturale, che possiamo sfogarla, appunto, che possiamo sentirci davvero deboli, che possiamo qualche volta arrenderci alla debolezza, ecco, tante volte la reazione violenta nasce dalla rabbia di non saper accettare di essere fragili. Ecco, questo secondo me è una cosa molto pericolosa, e gli esiti di questa cosa, ovviamente non soltanto di questa repressione, però secondo me c'è anche molto di questo in tutti i terribili, le terribili storie che la cronaca nera ci costringe a leggere quotidianamente, no? Il fatto che vengano uccise tante donne, i cosiddetti femminicidi, in realtà hanno una radice anche in questo, anche in una cultura che non ammette la debolezza come una possibilità da esplorare, da ammettere di se stessi. No, Emilio, ti prego, scusate, perché ogni tanto si tranquillizza, poi la rivede e torna a rinnovarsi il suo dolore. No, Emilio. Soffre, aspettate, scusate, intanto lascio la parola a voi, cerco di recuperare il cane, aspettate. Dunque, approfitto di una pausa di Ilaria per dire del suo libro che queste emozioni di cui parla, che lei analizza, ne prende solo in esame alcune, 7, 8, 9, non mi ricordo quante sono, non quindi tutte le emozioni, perché la cosa importante su cui mette l'accento Ilaria è proprio che le emozioni sono un tramite per il riconoscersi reciproco, cioè noi entriamo in relazione con l'altro fondamentalmente attraverso delle emozioni. Poi impariamo a dominare queste emozioni, a controllarle, a comportarci in maniera differente, ognuno in maniera differente dall'altro, però le emozioni sono delle cose assolutamente irrazionali e involontarie, non a caso biologicamente nascono nell'area limbica. L'area limbica è una zona del cervello profonda che non ha rapporto con la corteccia. Quindi quando io sono, che ne so, al buio in una stanza e sento solo e sento dei passi, io ho paura e non posso controllare questa paura. Mentre i sentimenti, per esempio, sono una cosa un po' diversa, perché sui sentimenti agisce la corteccia, agisce la razionalità. Quindi noi possiamo dominare in un certo qual modo o controllare le nostre emozioni attraverso i sentimenti. Però io poi magari ci torniamo, perché sulla gratitudine credo che questo sia un discorso importante. Comunque sentimenti e emozioni sono direttamente e profondamente collegati. Io però ti ridarei la parola per chiederti proprio l'etimologia e la storia della parola emozione, perché è interessante anche questo. Poi da lì proseguiamo anche toccando Montaigne, perché tu hai citato Montaigne, che praticamente dice che non si può assolutamente parlare di altri o parlare del pensiero di altri senza riflettere su di sé, e questo non è nient'altro che uno studio sulle proprie emozioni. Comunque, se ci dici qualcosa sulla parola e sullo sviluppo. Certo, nel frattempo vi aggiorno sul fatto che la cagnolina Pomarola ha un po', insomma, gli ha fatto un po' capire che non vuole, e forse questo sfogo di emozione è servito. Vedete come questa dimostrazione pratica, neanche a farla apposta, di quello che stavamo dicendo. No, allora, grazie per questa domanda, Stefano, che appunto è anche molto bello parlare di questo libro con una persona che ha studiato l'essere umano da un altro punto di vista, no? non soltanto da quello diciamo umanistico, ma cos'è questo? Ma anche da quello scusate, oggi è una non lo so cosa succede, c'è un poltergeist in questa bellissima sala, ma anche appunto da quello proprio medico, appunto la fisiologia anche del corpo. Allora, in realtà, appunto, la etimologia della parola emozione è molto legata sia alla storia della filosofia, ma anche alla storia della medicina, per l'appunto. Perché? Perché intanto
il lessico di quelle che noi oggi chiamiamo emozioni, con parola spesso anche un po' abusata, è stato a lungo il lessico delle passioni. La parola passioni, tutti i suoi derivati, sia in latino che in greco, che hanno tutti però a che fare con il tema della passività, cioè con l'idea che appunto quello che, appunto come sta succedendo adesso a Emilio, no? Lui è in preda a questa passione e non riesce a opporlesi. E ecco, questa idea è un'idea molto antica e molto radicata nel, appunto, proprio anche a livello lessicale rispetto allo studio di questo strano fenomeno, perché appunto le emozioni sono una cosa che ci accomuna agli animali, portano questo nome soltanto da tempi relativamente recenti, soltanto dalla seconda metà dell'Ottocento, però in realtà sono sempre esistite, cioè anche prima che le si desse un nome sono esistite. Naturalmente i paradigmi, le parole, i modi in cui parliamo delle cose influenzano anche il nostro modo di concepirle, di sentirle, di sperimentarle, di esperirle, no? Naturalmente, però appunto loro esistevano anche in precedenza, anche prima appunto che venisse coniata questa parola per definirle. Però tutto il lessico per i primi secoli di vita della passione, anzi per i primi millenni, è quello della passività. Il lessico della passività che ha a che fare con l'idea appunto che nel momento in cui il corpo, diciamo, sta dominando, appunto come ci ha spiegato Stefano proprio in termini cerebrali, di funzionamento cerebrale, quelle cose che appunto vengono senza rapporto con la corteccia, quindi diciamo le cose che avvengono in parti che noi non possiamo controllare, quelle sarebbero viste come momenti in cui è il corpo a dominare sull'anima o sulla mente. No? L'idea è quella di un essere umano che funziona un po' per dualismo, da una parte l'anima, dall'altra il corpo. Se è il corpo ad avere il comando, se sono gli istinti del corpo, diciamo, ad avere il comando, per forza di cose l'anima sarà in uno stato di passività e quindi in qualche modo sarà un po' degradante per l'anima. Infatti per molti secoli si è pensato che ci fosse una contiguità importante fra la passione e il vizio. No? Perché erano appunto quel terreno su cui l'anima perdeva, su cui non c'era miglioramento spirituale, su cui non c'era possibilità di controllo, e anzi quindi c'è tutta l'idea che il saggio o chi vive bene sia qualcuno che deve comunque mantenere saldo il timone e quindi cercare di immunizzarsi in un certo senso alle passioni, no? Cercare di essere il più possibile autarchico e atarassico, cioè autosufficiente e imperturbabile. Questa è un'idea della saggezza antica che però ha avuto una fortuna importante attraverso i secoli. Poi attraversiamo così a volo d'uccello vari secoli, arriviamo nel 1600, che è un secolo molto importante per questi studi. Intanto è importante perché si inizia a studiare l'anatomia e a vedere che esiste nel corpo un reticolo di nervi che suscita certe reazioni. E quindi la centralità dell'anima per parlare di certe cose inizia un po' a, come dire, a volatilizzarsi. Sono secoli molto importanti rispetto all'idea, a come cambia l'idea del funzionamento del nostro essere, della nostra coscienza, no? Si inizia a vedere che appunto ci sono proprio nel corpo delle terminazioni nervose che riescono a determinare anche degli stati d'animo. E quindi tutta la vecchia teoria degli umori, che riconduceva appunto l'inclinazione all'uno o l'altro stato emotivo a partire dalla prevalenza di un certo umore corporeo, e su questo però costruiva una idea dei caratteri e quindi anche un sistema di vizi e di virtù che aveva a che fare con questo, iniziano a perdere di consistenza. Poi da un lato nel frattempo c'è Cartesio che scrive questo trattato molto importante sulle passioni dell'anima, in cui sostanzialmente lui inizia a classificarle e ad accorgersi che ci sono delle passioni primarie e delle altre secondarie che derivano dalla loro combinazione, un po' come succede con i colori, no? Ci sono i colori primari e poi tutti gli altri colori che come sfumature vengono fuori dalla loro combinazione. Ecco, questo inizia a essere un pensiero, ed è un pensiero che poi sarà molto importante per la scienza, che verrà, per la psicologia, per la filosofia, ma anche per la medicina. Però rimane Cartesio intanto nel lessico della passione, cioè si riferisce a queste che noi chiamiamo emozioni come a passioni dell'anima. E poi soprattutto la sua idea di dualismo mantiene quel rapporto fra attività e passività che vi descrivevo prima rispetto al lessico della passione.
Ma nel 600 arriva anche un altro filosofo che di formazione è anche cartesiano, una formazione molto bizzarra, anche molto autodidatta, ed è Spinoza. E Spinoza si inventa un'altra parola per uscire dalle costrizioni del lessico della passività. La parola è affetti e gli serve per iniziare a introdurre l'idea che in realtà, intanto che il dualismo fra anima da una parte e corpo dall'altra sia qualcosa, sia una trappola cognitiva, e che in realtà sarebbe più opportuno un modello in cui noi pensiamo di essere, che siamo una sola e unica cosa. E tanto proprio per portare avanti questa idea, lui via via che porta avanti, che sviluppa la sua dottrina, la sua teoria, espunge dai testi la parola anima e rimane soltanto la parola mente. E lui dice: noi siamo una sola e unica cosa, unum et idem, corpo e mente insieme. Ed è un'idea molto contemporanea che infatti viene ripresa oggi dalla scienza. Per lui era un'intuizione filosofica, la scienza si arriva da un'altra strada, ma è molto affascinante vedere che ritorna. All'interno di questa idea, di questo paradigma, c'è anche l'idea che appunto non tutto quello che noi conosciamo per via affettiva, appunto per questo ha bisogno di una parola nuova, affetti, che esca dal lessico della passività, non tutto quello che c'è, che noi appunto impariamo attraverso questa via è qualcosa di inutile o di perduto, perché anzi le cose che ci arrivano per questa via che oggi chiameremmo emotiva servono a costruirci dei concetti, e attraverso la costruzione dei concetti noi possiamo comunicare con gli altri, possiamo conoscere, quindi servono, non bastano, ma sono utili sul cammino della conoscenza, che per Spinoza è un cammino un po' gerarchico, no? Che ci porta a perfezionarci attraverso diversi passaggi. E lui usa proprio questa idea che la gioia, che per lui significa, diciamo, un'accresciuta intensità del modo in cui esistiamo, un'accresciuta intensità del nostro esistere, cioè un essere via via più attivi rispetto a quello che ci capita intorno, è gioia ed è a sua volta un affetto ed è connessa profondamente con la vera conoscenza. Noi più conosciamo, più capiamo le cose, più proviamo letizia, cioè gioia, lui usa il latino letizia, e più ci perfezioniamo, più esistiamo, diciamo. Quindi conoscere, sentire e provare gioia sono una sola cosa, Emilio, ti prego. E quindi questa è un tratto. Questo ho spento direttamente il microfono. C'è sicuramente un po' di tergai. Si è scaricato. Ok, allora grazie. Scusate, probabilmente si è scaricata la pila, qua c'è chiaramente qualcosa che sta tramando contro questa presentazione. Quindi, diciamo, Spinoza quindi introduce questo cambiamento, appunto questa variazione nel lessico delle emotività. Ma ci vorranno ancora un altro secolo e mezzo perché si inizia a parlare di emozioni, e si inizia a parlarne in inglese riprendendo una parola che però in realtà viene dal francese, cioè la parola emozioni è la nostra traslitterazione dell'inglese emotion, che a sua volta viene dal francese émotion. Émotion significa il turbamento di uno stato di quiete, ma di uno stato proprio di quiete nel luogo, insomma significa un'oscillazione, uno spostamento, e è una parola francese che un inglese, che la letteratura inglese della età romantica riprende proprio dal lessico francese. E infatti è una parola che viene esplorata, per esempio, da, meglio ti prego, da William Wordsworth, il famoso poeta, che dice che la poesia non è altro che emotional recollected in tranquility, cioè l'emozione rivissuta nella tranquillità. Ma in realtà, al di là della poesia che appunto adotta questa parola, il vero diciamo artefice dell'imposizione della parola emozioni per definire quello che noi oggi chiamiamo emozioni è stato un altro, ed è stato cioè uno studioso degli animali, non per caso, cioè Charles Darwin, che negli anni 70 dell'Ottocento pubblica questa sua ricerca incredibilmente completa sulla espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. Ecco, grazie mille. Negli animali. E lui appunto rileva il fatto
che gli animali esprimono le emozioni tanto quanto gli uomini e che le emozioni sono importanti anche dal punto di vista evolutivo, perché le emozioni sono intanto il segno che noi appunto siamo attraversati da delle cose che dobbiamo comunicare agli altri, infatti le esprimiamo sia noi che gli altri animali, le esprimiamo proprio a livello mimico, no? Perché dobbiamo poterle comunicare agli altri. E hanno a che fare molto spesso con la sopravvivenza, cioè che è la missione principale della specie, no? Sopravvivere e perpetuarsi. Quindi, per esempio, il fatto che la paura o il disgusto siano delle emozioni così primarie che ci imprimono una reazione molto, molto forte, molto immediata, che stravolgono i nostri lineamenti, per esempio, che si comunicano immediatamente agli altri, che ci portano appunto a dare ad altri la comunicazione dell'allarme, qualcosa che in realtà ha a che fare proprio con il nostro bisogno biologico di sopravvivenza come specie. Questa secondo me è una cosa molto, molto interessante, perché noi tante volte appunto ci dimentichiamo di essere animali. Ma noi siamo animali che hanno sì poi una coscienza del vivere, che hanno appunto poi, oltre ad avere a disposizione la gamma delle emozioni, noi abbiamo anche una vita sentimentale, cioè abbiamo tutta quella parte che è la nostra riflessione cosciente su quello che sentiamo immediatamente. Io mi scuso, cioè, vi giuro non l'ho fatto mai, è stato sempre bravissimo ogni presentazione che ho fatto. Colpa di Pomarola. Pomarola l'ha mandato in tilt, mi dispiace molto. Però appunto questo secondo me è un tratto molto importante, perché noi a maggior ragione appunto adesso, no, che abbiamo vissuto quest'ultimo anno e mezzo con questa minaccia, che insomma credo per tutti è stata una cosa inusitata, no, della pandemia. Quindi questo richiamo al fatto, alla nostra... Intanto la nostra contiguità, no? Il fatto che il contagio sia una cosa che procede orizzontalmente e che potenzialmente mette in pericolo tutti, ci richiama alla nostra vulnerabilità, alla nostra fragilità proprio come specie. E poi appunto è una cosa che ci è costretti a fare i conti con la biologia in un modo molto più violento, molto più deciso di quanto non fossimo stati abituati dagli ultimi 70 anni di storia a fare. Ecco, ci questa... sono anche molti più virologi ora, no? Tutti sono virologi. Tutti sono virologi, esatto, tutti sono virologi, però effettivamente è una cosa secondo me molto interessante pensare come appunto la nostra vita emotiva, che può arrivare a delle vette di raffinatezza estrema, diciamo che la materia per la poesia, appunto non è un caso che la parola emozioni si affermi parallelamente da un lato in poesia e dall'altro appunto nello studio nell'etologia, no? nella studio proprio biologico delle specie. Ecco, questo ci ricorda che noi siamo tutte e due le cose, siamo poesia ma siamo anche proprio banalmente biologia, e le emozioni stanno un po' in questo terreno di mezzo, per questo mi affascinano tanto. Senti, a proposito del dualismo, e chiudiamo, perché il dualismo corpo-mente è un problema che ha occupato centinaia di anni, non decine di anni, però in realtà c'è ancora un dualismo, che è il dualismo mente-cervello, perché scomparso il dualismo corpo-mente 50 anni fa, 60 anni fa, forse anche 70 anni fa, negli anni 50 mi sembra, John Eccles, che è stato premio Nobel per la medicina, un neurologo, ha scritto un libro intitolato Il cervello e la sua mente. Cioè lui si interrogava dove stesse la mente, cioè perché la mente è qualcosa di diverso dal cervello. E lui ha cercato invano di cercare il luogo del cervello dove fosse situata la mente, ma siamo rimasti ancora lì, sono passati 70 anni ma siamo rimasti ancora lì. Chiudo questa digressione, ma per tornare sempre al significato delle parole, salto a un'emozione, mi pare sia la prima che tratti, la nostalgia, perché la parola è Sehnsucht, non so se l'ho detto bene, è una parola benissimo, tedesca, benissimo. Sehnsucht, a noi ci resta un po' ridicolo dirlo, però è così, che vuol dire nostalgia proprio. È stata creata nel 600 questa parola, da Johannes Hofer, che lui ha inventato questo termine, ma da lì poi questa parola ha fatto un percorso piuttosto articolato e complesso. Io cito un film del 1983 che si intitola Nostalgia, del russo Tarkovsky, dove, oltre alla nostalgia per il
per la propria storia, per i propri luoghi nativi che sono stati abbandonati, che è il tema più cogente, no? Della nostalgia, Ulisse, la nostalgia per il ritorno. Nel film Nostalgia, che è un film molto bello e molto importante, c'è anche la nostalgia per, cioè non la nostalgia, la difficoltà nella relazione con le altre persone, che può essere una sorta di nostalgia anche questa. Prima di però dare la parola a Federica, che ci leggerà un brano che ha a che vedere con la nostalgia, perché Ilaria è stata per un periodo in Germania, a Tubinga, con una borsa di studio, e lì, più che in altri posti, pur essendo una che aveva vissuto a Pisa, essendo milanese, quindi avrebbe dovuto avere nostalgia anche a Pisa, in realtà questa nostalgia l'ha sentita più a Tubinga. Ma diciamo, no, vabbè, io darei la parola a te e poi concludiamo. Tornavo a casa dalla biblioteca, a piedi perché non avevo ancora l'abbonamento dell'autobus, dato che per averlo con la tariffa studenti sarei dovuta andare in segreteria, ma rimandavo, tanto che fretta c'era. Per tornare al mio palazzone percorrevo una lunga strada in salita, ai bordi della quale vedevo, mentre calava la sera, accendersi le luci di villette tutte identiche, con i giardini, le piccole capanne di legno dei bambini, le cucce dei cani, l'auto parcheggiata nel vialetto, un'orchidea fiorita nel bovindo, le tende aperte o le tende tirate. Guardavo le luci che si accendevano, era presto, ma per chi abitava in quelle piccole case tedesche era già ora di cena. In Germania alle 17 iniziano a chiudere i negozi, si cena alle 18 e io anche questo lo apprendevo allora. Sentivo acciottolii di piatti e di cucine e pensavo alla mia casa lontana, ai miei genitori a cui al telefono dicevo per orgoglio e anche per non farli preoccupare che stavo benissimo, che avevo già incontrato degli amici e facevo grandi progressi col tedesco. E dopo aver riattaccato guardavo il sole scendere, perché verso sera, anche se di giorno in genere pioveva ed era tutto grigio, veniva sempre un briciolo di sole, giusto il tempo di regalarmi un tramonto sulla strada di casa e straziarmi un altro po'. O magari non era proprio così, magari il sole non c'era e compare solo nel mio ricordo, falsato da quella nostalgia acerba che ancora ritrovo a ripensarci. Non so. Rivedo il sole calare alle spalle della clinica universitaria, Universitätsklinikum, che stava in cima a una piccola collina. Mi sentivo invadere allora da una tristezza tale che ogni santo giorno arrivavo a casa in lacrime. Non avevo, né avrei mai più, capito tanto bene quei versi di Dante, così belli forse proprio perché lui stesso conosceva il dolore dell'esilio, versi terribilmente dolci, strazianti e teneri, e soprattutto talmente veri da valere per sconosciuti invisibili marinai medievali, per una ventenne imbranata che si era messa in testa di studiare l'idealismo tedesco nella piccola città in cui era nato, e per milioni, forse miliardi, di altri naviganti, ognuno immerso nella propria vita, nel proprio mare, che abbiano provato, almeno per una sera, il senso di smarrimento dell'essere lontani da casa. Era già l'ora che volge il disio ai naviganti, intenerisce il cuore, lo dì, ch'han detto ai dolci amici addio, e che lo nuovo peregrin d'amore punge, si ode e squilla di lontano, che paia il giorno pianger che si more. D'altra parte la nostalgia sarà anche una malattia moderna, ma esisteva ben prima di Hofer. E molto prima di allora, prima ancora che Dante cantasse i suoi marinai che verso sera, mentre la luce muore, ripensano al giorno in cui hanno detto addio agli amici, Omero aveva mostrato, in preda alla nostalgia, il marinaio più marinaio di tutti, l'uomo che fu in grado di sostenere un viaggio di ritorno lungo 10 anni, raddoppiando con il ritorno la durata della sua assenza. Ulisse. Ulisse, nel quinto libro dell'Odissea, vive sull'isola di Ogigia con una ninfa meravigliosa che ha perso la testa per lui, Calipso. Mangia e beve come un re, quale del resto sarebbe, ma non lì, nella sua arida e pietrosa Itaca. Ogigia è un'isola incantata. Le ancelle che lo servono e lo riveriscono gli apparecchiano ogni ben di Dio, lo nutrono a nettare e ambrosia.
altro che formaggetti di capra e sparute foglie di vite. Le notti le passa avvinghiato a una creatura bella come il sole, che fa di tutto per il suo piacere. Eppure lui se ne sta seduto sulle rocce, in riva al mare, a piangere e consumare la dolcezza dei giorni nel pensiero ossessivo del ritorno a casa. Che della ninfa non pungea lo amore, e se le notti nella cava grotta con lei vogliosa, non voglioso passa, che altro l'eroe può? Ma quanto è il giorno, i suoi lidi assiso, i suoi romiti scogli, con dolori, con gemiti, con pianti struggesi l'alma, e l'infecondo mare, lacrime spesse lacrimando, acquarda. E in lacrime lo trova la ninfa Calipso, quando va a cercarlo dopo un concitato colloquio con Hermes, sceso a trasmetterle il verdetto di un colorito conciliabolo olimpico che le impone di sbrigarsi a costruire una nave e rispedire Ulisse a casa sua senza por tempo in mezzo. Come molti dei e semidei greci, anche Calipso, che da quest'ordine piovuto dall'alto ha comprensibilmente il cuore spezzato, è piuttosto permalosa. Ma in effetti in questo caso ha le sue buone ragioni per offendersi con il mortale ingrato, sciagurato, gli dice, e anche nella traduzione aulica di Pindemonte se ne esce con un accento da innamorata, che ha il privilegio di condividere una sconvolgente intimità con la sua divina persona, eppure piagnucola, a giornate, struggendosi di non avere una nave, torna e ritorna col pensiero alla moglie lontana, mortale e imperfetta, che nel frattempo sarà pure invecchiata, come lui stesso, forse per rabbonire Calipso, non manca di osservare. Abbiamo capito tutto della nostalgia. Volevo soltanto prima dire una cosina brevissima, che magari ci racconti te, come la nostalgia si collega al rimpianto e al rimorso, e tu racconti come a Parigi hai sbagliato i tempi per consegnare la documentazione per restare lì, e quindi lei si è data di scema, ma come, io ho dimenticato, ho fatto un mese, hai sbagliato, no? Di un mese. Ma in realtà è stato un lapsus freudiano, probabilmente. Sì, allora, intanto grazie Federica che legge benissimo, fa sembrare tutto molto più bello. Allora, effettivamente appunto il primo capitolo del libro è sulla nostalgia e poi segue un capitolo appunto sul rimorso e rimpianto, perché volevo partire da quelle emozioni che hanno a che fare col rapporto col tempo, no? La nostalgia, in realtà noi pensiamo spesso di avere nostalgia dei luoghi, ma in realtà abbiamo sempre nostalgia di un tempo, di un altro tempo della nostra vita, di quello che siamo stati e che non saremo più. Mentre invece appunto rispetto al rimpianto e al rimorso, tante volte anche lì si crea un inganno, perché ha sempre a che fare con il fatto che appunto un tempo è passato e magari è troppo tardi per realizzare una certa cosa, però nel momento in cui noi sentiamo rimpianto o rimorso, soprattutto il rimpianto, che è l'emozione che tutti dicono di non voler provare, no? Avete mai sentito quasi il luogo comune, tutti dicono no, io preferisco avere rimorsi ma non rimpianti. Perché? Perché in effetti quando uno dice ho un rimorso, è per una scelta che ha fatto, mentre il rimpianto in genere è per la scelta che ci siamo lasciati sfuggire l'occasione di fare. Però tante volte quello che io penso è che quella scelta in realtà noi la facciamo comunque, solo che magari non riusciamo a confessarci, non riusciamo a dimostrare a noi stessi di averla fatta e le ragioni per cui la facciamo. In questo caso appunto io mi sono trovata, perché in questo libro appunto quello che ho fatto è stato usare un po' del materiale che venisse dalla mia vita, perché erano cose che conoscevo bene perché le avevo vissute, per raccontare delle cose che potessero valere per persone che appunto hanno vissuto le loro di vite, quindi hanno le loro esperienze. Ed è una cosa molto bizzarra di questo libro, che tante volte appunto è uscito già da qualche mese, quindi mi capita molto spesso che mi scrivano o vengano a sentirmi, a parlarmi delle persone che l'hanno letto e dicono no, ma incredibile, anch'io ho fatto una cosa simile, poi mi raccontano una cosa completamente diversa magari, però che capisco che in qualche modo come dire, ricade sotto il cappello della stessa emozione. Ed è questa una cosa che mi piace, che mi emoziona molto anche, perché
fa vedere appunto quanto ci sia di reciprocità, di specularità in tutto quello che proviamo. Per noi, per ognuno di noi, appunto l'esperienza di vita propria, la propria storia è diversa, no? È proprio fatta con materiali diversi, sono diverse le sensazioni che ci arrivano, che associamo anche alla parola che indica un'emozione, no? Diciamo rimpianto, per me vorrà dire una cosa, per voi, per ognuno di voi vorrà dire una cosa diversa. Eppure ci ritroviamo in quello stesso atteggiamento, in quello stesso sguardo verso la vita. In questo caso appunto io quello che raccontavo è una cosa di cui tuttora mi vergogno molto, perché appunto per scrivere questo libro mi sono vergognata molto, infatti è un libro anche abbastanza autoironico, perché era l'unico modo per, come dire, superare la vergogna di mettermi a nudo. Ci sono tante cose di cui non vado per niente fiera, ma se volevo sostenere la mia tesi che non dobbiamo sempre essere fotogenici nelle nostre emozioni, dobbiamo anche metterci un po' in ridicolo. Ecco, questa è una cosa di cui mi vergogno molto, che ha a che fare col fatto che io circa 5 anni fa avevo scritto il mio primo libro e avevo finito il dottorato e dovevo fare un concorso per restare insomma in Francia, per iniziare una carriera nell'insegnamento in Francia, un concorso per cui bisognava presentare un dossier molto articolato, ed ero tutta convinta di farlo, insomma la mia professoressa mi aveva incoraggiata, era tutto pronto, tranne che avevo letto male la data, cioè io ero convinta che la scadenza fosse un mese dopo quello che effettivamente era, ma avevo proprio sbagliato anche l'anno, perché io ero convinta che scadesse tipo il 15 gennaio, il 16 dicembre mi telefono dalla segreteria dicendomi: signorina, noi aspettavamo il suo materiale. Dico: ma come? Cioè, tantissimo tempo, fino al 15 gennaio, dice no, era oggi. Quindi avevo sbagliato proprio a leggere anche l'anno, era stato quindi un errore, diciamo, un po' più grave, non poteva essere soltanto una questione, un difetto di vista, diciamo. Era chiaramente che mi ero autosabotata, ripensandoci è proprio un perfetto esempio di un atto mancato. E ci ho pensato tanto questa cosa, perché ne ho sofferto molto, mi sono sentita di aver veramente perso un'occasione. Poi in realtà l'anno dopo avrei potuto ritentare il concorso, ma non l'ho tentato, perché nel frattempo, in quell'anno, dopo essermi fustigata per molti mesi, perché pensavo: ma ho perso questa occasione. Penso che tutti abbiamo delle occasioni che ci rimproveriamo di aver perso, no? Per qualcuno magari sarà un'occasione, diciamo, sentimentale, no? Non aver detto a qualcuno quella cosa che magari avrebbe salvato tutto. Per qualcuno sarà non aver accettato, non so, una sfida, un trasferimento all'estero che gli era stato proposto. Tutti ce l'abbiamo queste cose. Però tante volte io penso che noi siamo convinti di aver perso delle occasioni e ce lo rimproveriamo, ma in realtà forse semplicemente non le volevamo cogliere. Io probabilmente penso che in quel caso, almeno col senno di poi, mi dico: io non volevo fare quel lavoro lì, non volevo insegnare all'università in Francia, per quanto bellissimo sulla carta, per quanto fosse la cosa per cui avevo lavorato tanto, non avevo il coraggio di dirlo a me stessa, che volevo tentare un'altra carriera, che volevo scrivere, che volevo essere libera, che non volevo stare dentro un'istituzione come l'università, che non volevo avere a che fare con la burocrazia francese, che ve la raccomando, perché quella italiana è dura, ma quella francese è peggio. E quindi in realtà, non potendolo confessare a me stessa, sono ricorsa a questo piccolo inganno e mi sono ritrovata con un pugno di mosche per molto tempo. Quindi è stato veramente difficile in realtà superare questa delusione, avevo veramente la sensazione di aver deluso tutti. E però scrivendo questo libro e ripensandoci me la sono un po' perdonata, e questa è una cosa che secondo me tutti con i nostri rimpianti dovremmo cercare di fare, cioè perdonarci un po', cercando di capire cosa vogliono dire quei rimpianti, no? Dove sta in realtà la scelta che siamo convinti di non aver fatto? Perché vi assicuro che se guardate bene poi da qualche parte la rintracciate. Saltiamo diverse emozioni, perché il tempo è tiranno, quindi dobbiamo venire un po' alla conclusione. L'ultima emozione che tu tratti è la gratitudine, ma in realtà non è un'emozione la gratitudine è un sentimento, come tu scrivi anche nelle prime righe del capitolo sulla gratitudine. Come dicevo prima, le emozioni nascono nell'area limbica, i sentimenti invece comportano un impegno dal punto di vista razionale, quindi della corteccia, per trovare un equilibrio tra comportamento ed emozione. La gratitudine è un sentimento, in fondo, che ci permette di godere dell'emozione per un dono ricevuto, perché se tu ricevi un dono, un favore,
o sei grato o sei rancoroso. Il mio nonno, che ti ho citato nel giugno scorso, io avevo un nonno che ha fatto la seconda elementare e che faceva il facchino, però era un grandissimo filosofo, perché lui a noi nipoti diceva: se vuoi farti un nemico, fagli un piacere. E lui, senza saperlo, citava Cicerone, no? Come scrivi, perché Cicerone diceva: le persone che sono potenti non amano essere nella condizione di dover essere riconoscenti a qualcuno. Quindi è sempre un discorso ambivalente, mentre la gratitudine è un sentimento che ha molto a che vedere con la felicità, perché solo chi ha la capacità di provare gratitudine può ambire alla felicità. Sì, questa è una cosa che dice Adorno, che la gratitudine è l'unico nostro modo per poter essere coscienti della felicità, ed è una cosa secondo me molto bella, perché ha a che fare, del motivo per cui ho voluto chiudere questo libro, questa carrellata di emozioni, con la gratitudine. Sì, Emilio, però lui ringrazia, perché fra l'altro lui è il dedicatario di questo capitolo. Purtroppo stasera si sta comportando molto male, ma normalmente è un cane angelico. No, in realtà appunto lui è Emilio. Ecco, cioè, scusate, la cosa che dice Adorno della gratitudine, appunto, secondo me è molto bella, perché ci dà la misura di quanto appunto questo atteggiamento, cioè l'atteggiamento che ci permette di essere grati, è vero che è un atteggiamento che ha qualcosa di sentimentale, ma anche una parte di immediatezza, che appunto è quella che nel libro, ora so che voi adesso avrete l'immagine di questo cane comunque un po' pazzo, un po' fuori dalle righe, ma vi assicuro che normalmente è molto dolce, molto buono, e lui praticamente ha questa cosa che è stato abbandonato, è un cane di canile, ed è un cane che è stato maltrattato, che ha subito diversi maltrattamenti, e nel momento in cui io l'ho adottato ormai 2 anni fa, per me è stata un po' una rivelazione il rapporto con questo cane, di cui purtroppo ora avrete tutti un'immagine un po' falsata dal suo innamoramento non corrisposto per Pomarola, però d'altra parte, insomma, come dire, è stato messo alla prova dalla situazione. Lui, nel momento in cui noi l'abbiamo portato a casa dal canile, nel libro lo racconto, ci ha mostrato con il suo abbandono, con la sua apertura a quello che gli arrivava da noi, da me, dal mio fidanzato, che non conosceva, che l'avevamo semplicemente tirato fuori da questa gabbia del canile e portato a casa, ecco, questa sua attitudine animale, istintiva, no? Di abbandonarsi a noi, di fidarsi, di affidarsi, è una cosa che mi ha insegnato tantissimo sull'atteggiamento della gratitudine e anche sul legame fra la gratitudine e la felicità, perché io penso che il legame fra la gratitudine e la felicità abbia a che fare esattamente con questo, cioè con l'uscire dall'aritmetica, dai conteggi di quello che la vita ti dà e di quello che la vita ti toglie. Questo cane appunto è stato picchiato, è stato abbandonato, è stato ferito. È un cane che noi l'abbiamo trovato al canile, aveva tutto il muso sbregato perché chissà cosa gli era successo. È un cane che ha l'ansia d'abbandono, oltre appunto a innamorarsi di questa cagnolina che non lo corrisponde, ha l'ansia d'abbandono, per cui se io vado in bagno lui dopo mi fa le feste per mezz'ora perché è troppo contento che sia tornato, perché non sapeva cosa aspettarsi. Questa cosa, è ovvio che appunto gli animali sono diversi da noi, che non possiamo umanizzarli, e io non lo voglio neanche fare. Quello che voglio fare però è osservare un'altra forma di vita che mi mostra una cosa molto semplice, appunto, cioè che qualche volta possiamo uscire dal conteggio dei meriti e dei demeriti, dei vizi e delle virtù, di quello che pensiamo che ci spetti e pensiamo di non aver ricevuto. E quell'apertura lì, è in quell'apertura lì che sta la gratitudine, e in quell'apertura lì sta anche la possibilità di essere felici senza sentirsi eternamente in credito rispetto alla vita. Ecco, e per me questa è stata una lezione importantissima che mi ha dato questo cane indisciplinato. Scusate che poi sono venuta qua per ecco, terra, io non lo so, sta presentazione è anarchia pura, cioè, scusate, mi sto presentando proprio nel modo peggiore, io spero che qualcuno comunque... Ma ora c'è la lettura che riguarda il tuo arrivo al canile quando... Ilaria finalmente ha coronato il suo sogno, è andata al canile e vede e incontra per la prima volta Emilio. Quindi concludiamo il nostro incontro con la lettura di questo brano. Sì, io buttata per terra così, perché te stai per terra. Riscatta di nuovo la tragedia, vai. La mattina che andammo al canile non la dimenticherò mai.
Il canile era come l'avevo immaginato, una prigione, piena di cani. Non avevo considerato però l'odore e gli occhi dei cani e i latrati di quelli che cercavano, sentendo dei passi, di attirare l'attenzione. Pioveva forte, c'era un'aria umida, disperata, che sapeva di selvatico. I cani abbaiavano, sbattevano le teste contro le gabbie, saltavano. Accanto a ogni porta, appuntati sul foglio, c'erano il nome, il peso, le allergie, i segni particolari. Su qualcuno di quei fogli c'era scritto che il cane era stato sequestrato insieme ai beni del padrone che si trovava in carcere. Pensavo con dolore a quelle separazioni. Le sentivo con una forza che non avrei voluto, che mi spaventava. Ricordo che non riuscii a non piangere. Mi dissero: è normale. Allora non mi vergognai più. C'era un cane biondo, anche se non si capiva quanto, perché il pelo era lercio, appiccicoso, come impolverato. Un cane piccolo, ma non minuscolo, diciamo basso. Ma anche questo non si vedeva troppo bene, perché era sdraiato su un fianco. Aveva occhi di una tristezza che raramente ho visto in vita mia. Occhi rassegnati. O forse mi sembrò così perché fu l'unico a non alzarsi, a non abbaiare, a non lanciarsi contro la porta della cella. Sul foglio era scritto: nome Stanislao, peso 14 kg, trovato vagante. Un cane randagio, aveva un lungo graffio che cicatrizzava sul muso, forse un lascito di qualche lotta, forse era passato sotto una rete, chissà. Era il nostro cane. 2 settimane dopo quel giorno di pioggia lo portammo a casa. Aveva paura in macchina, per tutto il tragitto ho sentito il suo cuore che batteva accelerato sotto il pelo inzaccherato di fango. Ivan Graziani cantava Agnese, dolce Agnese. Tenevamo la musica per rassicurarlo, ma lui era spaventato. E noi pure. C'era il sole, però un sole d'inverno, e nel centro esatto della paura sentivo una gratitudine nuova. Il cuore del cane che batteva contro il mio desiderio mai avverato di ricevere un cucciolo in una scatola. Se fosse successo, se nel labirinto delle cause e degli effetti il mio destino avesse imboccato quella via, non ne avrei avuto così tanta paura, né il cuore del cane contro il mio, né Ivan Graziani, né gli occhi del mio fidanzato pieni d'amore, nello specchietto retrovisore che incontravano i miei e mi sorridevano dietro gli occhiali scuri. Arrivati a casa, Stanislao, che aveva già cambiato nome ed era Emilio, per prima cosa corse in fondo al corridoio, alla finestra, e si alzò sulle zampe posteriori per arrivare con la testa al davanzale e guardare fuori la casa di fronte, la strada. Cercava una via d'uscita. È un cane, non ci potrà mai raccontare la sua storia, cosa l'avrà portato in un giorno di autunno a farsi trovare vagante con quel lungo graffio sul muso. Qualcosa doveva essergli successo. Mostrava di avere troppe paure perché potessimo escludere che fosse stato maltrattato. Consultammo un educatore, 2. Tutti dicevano la stessa cosa. Ci vogliono pazienza e amore. Per settimane non abbiamo sentito la sua voce. Non abbaiava. Per settimane correva a nascondersi se per caso prendevo la scopa. Tutto il resto del tempo mi stava appiccicato, mi seguiva ovunque. Se ero in bagno, guaiolava fuori della porta. Per strada si fermava di continuo per alzarsi sulle zampe posteriori e abbracciarmi con quelle anteriori, un gesto che ripete ancora, ma adesso non lo fa per paura di essere abbandonato, ignorato, dimenticato, picchiato. Adesso lo fa quando è felice. Mentre scrivo queste parole, accanto ha messo il divano, la testa contro la mia coscia. Dorme e respira forte, anzi direi che russa. Sento, nell'abbandono della testa bionda contro la mia gamba, la fiducia che ha in me. Questo cane, che è stato maltrattato, quasi certamente abbandonato dal suo vecchio padrone, questo cane che non sa giocare, che era terrorizzato di abbaiare, che se vedeva una scopa pensava che sarebbero arrivate botte da orbi, si fida di me. Mi lecca il naso la mattina per svegliarmi, mi guarda con la lingua di fuori quando vuole uscire o quando ha fame, lascia che gli pettini la pelliccia con una spazzola a denti fitti, che gli propini fialette di antipulci, che gli scompigli il pelo delle orecchie. Se smetto di accarezzarlo, mi richiama con piccoli colpi di zampa. Si fida di noi.
Se lo lasciamo mezz'ora in casa da solo, o se devo partire per un lavoro e rimane con il mio fidanzato, quando torno, quando siamo di nuovo tutti insieme, ci fa feste che durano minuti di gioia incontenibile e salta e balla e guaisce e scodinzola. E io penso che mi ci è voluto tutto questo tempo, tutto il dolore, la paura, la vigliaccheria, il coraggio, la vergogna, l'imbarazzo e tutte le volte che avrei voluto qualcosa e non ho osato chiederlo. E poi mi sono offesa perché nessuno mi aveva capito. Tutti gli sguardi che avrei voluto distogliere invece mi hanno vista. Tutti quelli che mi hanno fraintesa. Tutta l'invidia e l'odio, il risentimento e il resto. E penso che mi ci è voluto tutto questo tempo per insegnarmi ad accettare quello che prima di aver percorso questa strada non avrei saputo accogliere. Questa fiducia e questo genere di amore, che nella lingua dei cani avrà certo un altro nome, ma per come appare a me si chiama proprio così, amore. Ringraziamo Ilaria Gaspari e chiudiamo con questa lettura che io definirei commovente, che veramente tocca molto. Ringraziamo Federica per la sua voce, la Nottola di Minerva. Ricordate che c'è in vendita il libro al banchino laggiù per la libreria L'Ora Blu di Viale dei Mille. C'è anche in vendita qualche copia della Lezione di Felicità. Ilaria è qui, potete parlare con lei, fare firmare le vostre copie. Grazie, scusate, mi dispiace molto per questo piccolo disturbatore che abbiamo avuto, ma vi ringrazio tantissimo per la vostra pazienza e attenzione, e ringrazio tantissimo Federica per le bellissime letture, Stefano per le sue bellissime domande e Stefania per avermi invitata di nuovo, e appunto, e grazie veramente per la pazienza, grazie a tutti.